Buon pomeriggio e buon lunedì. Un'altra settimana in nostra compagnia, anzi noi in vostra compagnia. Pensate che il 22 di febbraio del 2017 è stato scoperto un sistema solare molto simile al nostro, distante, diciamo, una sorta di 39 anni luce da noi. Come potete vedere, il nostro regista giustamente sottolinea con questa bellissima immagine di una galassia, come ce ne sono infinite, insomma, nel nostro universo. E allora io... Giovanissima, tra l'altro, Linda, benvenuta a Detto Fatto. Sappi che noi, anche noi abbiamo le nostre stelle, come vedi qui. Sì, è bellissimo, bellissimo. Ciao, Linda. Sì, quello di viaggiare nello spazio, un sogno che invece tu stai cercando a tutti. Carnevale, Pasqua, non ricordo bene. E per me anche la noia, e quindi l'ho cercata, ma sì, su ma Skype contattiamo... dire davanti la sua chioma intelligente. Quindi la prima cosa che mi è venuta in mente di chiedere a questo corso di addestramento, no, in Islanda, tu sei stata proprio chiamata per partecipare, e abbiamo anche delle foto di questo. Quindi, quali sono le caratteristiche principali che deve avere un astronauta? Beh, diciamo, il suo tipo di oliva, se ha delle caratteristiche particolari, Mattia. Allora, comunque io volevo dare un consiglio alle nostre amiche. Effettivamente è vero, guardate con quale facilità si aprono. Ancora Bianca Guaccero, attenzione, prossima canzone, molto difficile, lo posso dire, non come la prima, ma regia, vai con la conferma. Guardi. E però zitti, dove da fastidio, sennò che gusto c'è. Zitti, attenzione. Attenzione, ancora lungo lì. Sicuramente gli amici che hanno ballato e riballato questo pezzo decine di volte. Tanti ore. Attenzione, ora lasciamo così in sospesa. Nessuno. No, dimmi qual è, scusa. Va bene, come vedi, sono umile, resto umile. Umile ma onesta, come dicevano i miei amici.